Cari amici di Trianacre News, ci troviamo oggi alla Galleria d'Arte Moderna di Palermo in compagnia di Francesco Simeti, artista dalla fama internazionale, che oggi presenta in questo suggestivo scenario la mostra An Artful Confusion. Maestro Simeti, spesso nelle sue opere coesistono naturale e artificiale. Dietro una rassicurante carta da parati, un paravento, si celano in realtà dei riferimenti al mondo moderno, le devastazioni, le guerre o comunque l'inquinamento. Può spiegarci quale messaggio intende trasmettere con queste sue opere? A me in realtà non interessa trasmettere un messaggio ben definito. Non credo che sia il compito dell'artista di dare delle risposte o delle risposte a dei problemi così pressanti, ma quello che mi interessa piuttosto è l'attivare un pensiero critico, un processo critico. A me interessa che il pubblico rifletta su determinate questioni. Per esempio? Ma per esempio il nostro rapporto con l'ambiente, la gestione molto pericolosa delle risorse, il problema dei conflitti, il problema dell'immigrazione, la lista, questioni che affliggono la nostra società. Esatto. Allora, i suoi lavori utilizzano sapientemente diversi codici espressivi, assemblano e sovrappongono materiali che sono tra loro molto diversi. Dove trova ispirazione per le sue opere e quali sono le principali tecniche che utilizza? I codici espressivi sono tanti, però quello che mi interessa comunque è il creare delle immagini decorative, delle immagini che siano attraenti in modo da catturare l'attenzione dello spettatore. Spettatore che, insomma, oggigiorno la nostra attenzione è siamo molto distratti, non riusciamo ad assorbire il costante flusso di informazioni. E come pensa di poter attirare e catturare? Che usando dei codici espressivi che appartengono anche alla nostra storia dell'arte, agli alfabeti decorativi, c'è la possibilità di creare delle immagini che catturino l'attenzione e che però dopo, in un secondo momento, svelino il contenuto, insomma un messaggio che altrimenti passerebbe inosservato. Okay. Che cosa ha significato per lei partecipare alla Biennale di Shanghai per la mostra appunto Palermo Felicissima? Ma è stata innanzitutto un'incredibile opportunità di rappresentare la Palermo, la città in cui sono nato, ma anche un'esperienza, la mia prima esperienza in Oriente. È stato un viaggio, una gran bella esperienza. L'ultima domanda è appunto, No Place Like Home è il titolo di una sua opera, Non c'è posto come casa. Questo è un titolo evocativo, volevamo chiederle, lei vive da diversi anni ormai a New York e gira per il mondo, che cosa prova ogni volta che appunto torna nella sua città? Quali sono i sentimenti che la dominano? Domanda complessa. Palermo è una città fantastica che vive dei momenti anche un po' bui, forse. Il mio rapporto con Palermo è caratterizzato da un amore e da un odio allo stesso tempo. Sono partito, sono andato via. Ci torno spesso, è un tiramollo molla continuo da tanto tempo. Ok, io la ringrazio, le auguro buon lavoro. Grazie a voi.